Ciao a tutte ragazze e benvenute o bentornate sul canale. Io sono Cristina e sono molto contenta di avervi qui insieme a me. In questo video andiamo a spacchettare il mio primo ordine fatto sul sito di Passione Unghie e andiamo insieme a scoprire quello che ho ordinato. Ok, ho già aperto la scatola e si presenta in questo modo, molto bellina. L'ordine è arrivato in giro di 3 giorni. A dirvi il vero, ne ho sentito parlare tantissimo di questi prodotti, ma fino adesso non sono riuscita mai a ordinare niente. Quindi tra me e me ho pensato è impossibile che non faccio un ordine in modo che testo anche questo genere di prodotti. Come prima cosa troviamo questa cartellina. Quindi intuisco che molto probabilmente su questo sito possiamo trovare anche le diverse creme. Esatto. Poi carta. Anzi, questa non l'andate a buttare perché vi farò vedere quello che si riesce a fare con l'utilizzo di queste cose che generalmente vengono buttate via. Quindi, secondo me, si può riciclare in un modo molto bello. Ok. Allora, io direi di appoggiarli tutto sul piano e dopodiché andiamo a vedere una ad una di cosa si tratta. Ok, come prima cosa ho pescato il regalino e a dirvi il vero mi fa sempre piacere quando un'azienda inserisce nell'ordine un qualcosa del suo, anche se sono delle piccole cose, ma a me fanno sempre piacere. Andiamo a vedere cosa ci hanno messo. Hanno messo una scatoletta di questi glitter. Sono dei glitter che vanno sul rosso, bordeaux, molto belli, molto fini. Sicuramente li troveremo, insomma, il loro da fare. Come prima cosa ho acquistato questi 4 prodotti e servono per la preparazione dell'unghia. Allora, il primo che vado a pescare è il Nail Prep e è un deidratante. Il packaging è molto bello, contiene 15 ml e il Nail Prep, ovviamente, essendo un deidratante, appunto serve per deidratare l'unghia naturale. Questo sarebbe il primo step da applicare in una preparazione dell'unghia. Poi dopo ho acquistato questi 2 prodotti che inizialmente sono diciamo molto simili. La differenza è che il binder si applica solo sulle unghie problematiche, perché da quello che ho capito è un primer acido. Invece questo è un primer classico. Contiene 10 ml e questo è un mediatore di adesione fra l'unghia naturale e il gel acrilico. Contiene l'acido metacrilico e bisogna applicare una piccola quantità di prodotto sulla superficie dell'unghia naturale. Poi bisogna farlo asciugare all'aria. Anche lui ha 10 ml. E bisogna pure lui applicarlo solo sull'unghia naturale, evitando il giro cuticolo e anche la pele. E bisogna farlo asciugare pure a lui all'aria. Ho acquistato anche l'Extreme Base e la userò come preparazione per l'unghia naturale. Quindi, dopo aver applicato i preparatori, andrò a stendere un sottile estratto di base. E poi bisogna farlo catalizzare in lampada LED 30 secondi. Come vi dicevo prima, non avendo mai provato niente di questo brand, ho deciso di acquistare anche 2 gel e li ho acquistati nella colorazione natural e nella colorazione pink. Questi sono i 2 gel. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.